Salve a tutti e benvenuti su un video di Unity in One Shot. In questo video costruiremo una calcolatrice come state vedendo al video. Se non conoscete Unity o C Sharp, sappiate che sul mio canale trovate nelle playlist sia tutorial per Unity in italiano attualmente in esecuzione che quelli di C Sharp che è praticamente finito, sono 47 lezioni. A differenza degli altri video, questa lezione è molto più diretta, quindi potrei un po' impappinarmi con le parole, ma non fa niente. Invece i video dei tutorial ufficiali, cioè che sto facendo io ufficialmente sul mio canale, sono ben fatti e ben costruiti e dove sto attento a qualsiasi pronuncia. Ma continuiamo, bando alle ciance, continuiamo con il video. Come vedete la nostra calcolatrice sa fare di tutto. Dall'addizione alla sottrazione alla divisione alla moltiplicazione, ma va, è una calcolatrice. E cosa succede? Semplice, quando ci sono due liste, quando premiamo qualsiasi tasto, cioè quando scriviamo una variabile, una o due, ce ne saranno due, poi lo scoprirete, va a registrarsi nella display text di sopra, che poi si andrà a cancellare una volta premuto cance. A video io ho scelto che si cancella un secondo dopo, cioè quando andremo a fare una nuova operazione, quindi rimane un po' in memoria. Sempre però in questo video scoprirete come fare cancella per cancellare entrambe. Ma bando alle ciance e iniziamo con il tutorial. Attenzione però, se la calcolatrice non vi piace, la grafica la potete cambiare come volete, eh? Questo è un video per le operazioni, per lo scripting, non di grafica. Inoltre mi scuso se l'audio non è dei migliori, ma mi sono reso conto dopo che sarebbe stato meglio registrare un audio durante il video, perché sono tipo 79 take, quindi non va affatto bene. Quindi a parte quest'intro, ragazzi, ascolterete un audio dove non doveva essere questo. Non ci posso fare niente, è stata una prova, rifare tutto da zero. No, sto da due giorni qua sopra. Lasciate un like se volete cose fatte meglio, ma mi dispiace per questa. Comunque la logica c'è. Se conoscete C Sharp e Unity, conoscete la logica, capirete la logica. Ok, appena entriamo nel progetto 2D, scegliamo prima di tutto il display. Fate un 600x1250. Poi, nella hierarchy, create un canvas. Il canvas ovviamente andrà a prendere tutto il display, così com'è. Chiamate il canvas canvas total. Ora dobbiamo dividere la calcolatrice in due, dobbiamo fare due canvas, uno sopra per il display e uno sotto per la pulsantiera. Quindi creiamo un nuovo canvas, lo chiamiamo canvas up, lo duplico e canvas down. Ok, sia il canvas up qua deve stare al massimo e del più o meno 1000 allora il canvas up deve stare, scusate, qui al top, un'altezza di 600, noi ce l'abbiamo di 1250, quindi dovrebbe essere un 600 di pulsantiera. Vediamo un attimo il down. Il down lo metto giù, ok, e quindi lo faccio di 600. Dovrebbe andare bene. Casomai cambiamo questi due parametri, non ci sono problemi. Ora quello che dobbiamo inserire è un'immagine, quindi un'immagine di background. Questa immagine la facciamo quel classico grigio chiaro, grigio topo, e la screcciamo ai massimi livelli. Perfetto, l'immagine deve essere sopra. Ok, ora nel canvas up mettiamogli due immagini, ok, che deve essere background list, lo duplico e lo chiamo background test. Ok, li vado a ingrandire
background list, ti do un bordo di 20, 20, 20, e qui gli voglio dare un 150, mentre per il background test gli vado a dare un bottom di 20, 20, 20, e questo qua ovviamente andrà molto più in alto. Allora, questo qua, per questo qua gli diamo un 470 al top. Quindi background list 20 20 20 150, background test 24 e 70 20 20. Se state seguendo ovviamente la mia finestra 600 per 1250, dovrebbe venire una cosa del genere. Perfetto. Ora all'interno di questi background andiamo a inserire dei testi. Ok, quindi questo è lista, quindi display list, che andrà a prendere tranquillamente il tutto, magari dandogli un bordo di 10 un po' ovunque, segnando il front size a 32, colore nero, che parte dal basso e a destra, il colore nero nero nero. Ok, e lo stesso devo fare nel background test UI text, e questo è display text. Fa lo stesso anche qui. Vediamo dei bordi da 10, 10, 10, 10. 32, anche questo qua facciamo un po' più grande, 45, sì, chi se ne frega, facciamolo anche blood, ok, centrato, perfetto. Nel canvas down invece dovremo creare dei bottoni. Come saranno questi bottoni? Questi bottoni li facciamo un 200x200. No, sono un po' troppo grandi. 50x50 sono un po' troppo piccoli. 100x100, ok. 100x100, li vado a mettere, li faccio partire in una posizione in basso a destra. Però in questo momento non ci serve più che altro questo, perché poi dovremo fare one click, quindi risparmiamo un attimo il tempo. Stoppiamo un attimo la creazione dell'estetica, andiamo un attimo negli script. Quindi andiamo nella cartella asset, facciamo create folder script, che in realtà ne sarà solo uno, e facciamo il nostro C Sharp script, che lo chiamiamo calculator. Perfetto, apriamo questo script. Allora, la prima cosa da fare, dato che dobbiamo andare a prendere un componente della UI, ovvero il display text, dobbiamo fare using UnityEngine.ui. Perfetto. Così facendo possiamo dichiarare una variabile pubblica, perché verrà collegata tramite inspector, public text display text. E scriviamo anche il nostro primo metodo, sempre vuoto, sempre pubblico, perché deve essere richiamato dai bottoni, quindi public vuoto, quindi void set number. Questo deve prendere una variabile float, perché con virgola, quindi dovremmo mettere number float. Il problema è che abbiamo anche la virgola come simbolo, quindi non possiamo inserire una float, ma mettiamo anche una string value. Mettiamo un value perché può essere anche il valore della virgola. All'interno di questo metodo cosa deve succedere? Deve succedere che il nostro displayText.text, ok, deve essere uguale al displayText.text più value.
Ora, non si resetterà, però salviamo. Così facendo, ogni volta che noi scriviamo premiamo un bottone, si va ad aggiungere un numero a fianco a quello che già c'è. Salviamo e andiamo su Unity. Una volta su Unity, prendiamo il calculator, lo mettiamo al canvas total e qui abbiamo il display test. Allora, il display test glielo inseriamo. Andiamo al bottone. Richiamiamo un evento del bottone del nostro canvas total e facciamo nello script calculator set number. Diamogli lo 0. Ok, andiamo in play e verifichiamo. Questo next test ora si deve mettere a fianco uno 0. Perfetto. Ora che possiamo fare questo, il bottone io vado un attimo a ingrandire. 32 scritto col bold e ci vado a mettere lo 0. Ma facciamo anche 42, se non 52. Perfetto. Quindi questo bottone ce lo possiamo tranquillamente duplicare. Ma prima di duplicarlo, io lo voglio mettere. No, vabbè, ce lo duplichiamo quindi. Quante volte ci dobbiamo duplicare? Allora, abbiamo da 0 a 9, una calcolatrice è da 0 a 9, quindi qui ce ne sono 9. Poi abbiamo l'uguale, la virgola, il cancel, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Ora quello che devo fare e mettere in ordine questi tasti. Allora, 9, 10. Allora, questo qui sarà l'uguale. L'uguale lo metto 20 e 20. E in realtà poi lo 0 deve andare quindi a 140, no, a 20 per 140. 140, perfetto. Allora, bottone 1, 2, 140, 220. Vedete i bottoni? Allora, sposto un po'. No, 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 no. Posto la hierarchy qua giusto per farvelo vedere. Mettete pausa se vi serve prendere qualche numero. Ora quello che dobbiamo fare è semplicemente modificare in ogni bottone. Questo è 1, 0. Ok, andiamo nel bottone 1. Bottone 1 deve dare 1 come valore e il testo deve essere 1. Bottone 2 deve dare 2 con il testo a 2. Vediamo. Fermiamoci a 2, vediamo se abbiamo fatto bene. Ok, new text 0, 1 e 2. E gli altri pulsanti sono ancora da sistemare. Sistemiamolo tutti quanti. Dobbiamo fare solamente i numeri e la virgola. Ok? Virgola, mettete virgola, mi raccomando. E qua ci mettiamo una virgola. Perfetto, solo i numeri e la virgola, niente più. Gli altri, tutti zeri, vanno bene perché dobbiamo ancora settarli. Ora sapete cosa fare? Allora, dobbiamo vedere se abbiamo settato bene tutto. Quindi facciamo un metodo awake
quindi un void awake. Che cosa fa questo void awake? Semplicemente prende il displayText.text e dice uguale uguale al nulla più totale. Così facendo, quando si va in play, questo new text va a eliminarsi. Facciamo play, new text si è eliminato, e vediamo se abbiamo messo tutti i numeri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ho sbagliato 8 e 9 qui. Ok, l'8 va 8 e il 9... No, esci dal play. 8 e 9. Perfetto. Ritorno in non play, vediamo se ho sbagliato. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. C'è anche la virgola. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Virgola, perfetto. Ho fatto, abbiamo messo i numeri perfettamente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare che quando scriviamo un numero, premiamo un tasto, ad esempio l'addizione, e sì, vabbè, ora sono tutti a zero. Premiamo l'addizione, salva il numero, mettiamo un secondo numero, premiamo uguale, ci dà il risultato. Ok, quindi dobbiamo fare già un procedimento. Per farlo, facciamolo con la divisione, con l'addizione. Premiamo l'addizione. Non deve prendere il set number, quindi mettiamo meno, però per ricordarci che lo dobbiamo prendere, mettiamo un più. Ok, andiamo a lavorare sull'addizione. Passiamo a Visual Studio. Quindi la prima cosa da fare è darci ben due numeri. Dato che sono numeri con virgola, saranno numeri float. Quindi chiamiamoli number 1 e float number 2. Allora, creiamo anche un metodo public void mat operation. Ok, pubblico perché deve essere preso dall'addizione, sottrazione, eccetera, eccetera. Quindi facciamo string operation. Ok, no, string button. Ok, operation. Quindi questo va a prendere, a questo metodo gli diamo l'addizione, la sottrazione, la divisione e la moltiplicazione. Se io faccio slash, ok, forse così è meglio. Allora, quello che succede è molto semplice. Noi dobbiamo scrivere un numero. Premiamo, quindi dobbiamo salvare questo numero e poi scrivere un secondo numero. Il primo numero è number one, quindi facciamo if number one è uguale a 0. Ok, se questo equivale a 0, allora cosa succede? Succede che number one deve essere uguale a nostro displayText.text, semplicemente. Peccato però che questa è una stringa, quindi dobbiamo convertirla. Quindi facciamo float.parse, parentesi tonde, sia di qua che di qua, chiudiamo e abbiamo fatto il nostro primo numero. Se invece il number one è già preso, allora questa cosa la deve fare il number two, quindi number two uguale float.parse displayText.text. Quindi abbiamo il numero 1, abbiamo il numero 2 e dobbiamo fare l'addizione. Allora, qui chiameremo un metodo, però per il momento, dato che stiamo facendo solamente la logica, facciamo un attimo l'addizione. Dobbiamo fare semplicemente che il numero 1 deve essere uguale al se stesso numero 1 più numero 2. Ok? Perfetto. Quindi il display test, il risultato deve essere punto text, non ci dimentichiamo, deve essere uguale al numero 1 punto
to string, ovviamente. Questa, diciamo, che è la logica di base. C'è un piccolo particolare. Questo però non viene mai resettato, il nostro display text. Quindi facciamo una flag che ci dice che quando facciamo una mat operation non riusciamo a resettare il tutto, cioè si deve resettare il display text. Quindi facciamo una booleana bool flag mat, ok, e se questa, quindi all'interno del set number, if la nostra flag mat è uguale a true, che a proposito questa deve partire come false, questa deve partire come false, ok, se è uguale a true, allora cosa succede? Succede che il nostro display text punto text si deve resettare, quindi deve andare a 00 come per la wake. Però aggiungiamo anche il numero value punto e virgola, altrimenti semplicemente continua a scrivere un numero a fianco all'altro. Quando è che questo diventa true? Ovviamente quando noi andiamo a creare, aspettate, fermi, qui si deve mettere la flag false. Perché si deve mettere come false? Perché altrimenti ogni volta che scriviamo un numero questo continua a resettare il tutto, e quindi si deve passare a false per poi passare da quest'altra parte. Ma non deve passare solo da qua a false, da false deve passare anche dopo che abbiamo premuto l'operation mat. Questo deve essere sia se abbiamo fatto la if, sia se abbiamo fatto la else, quindi proprio al di fuori della if else scriviamo flag mat uguale true. Vediamo se è andata tutto bene. Per il momento abbiamo solo l'addizione da richiamare con il metodo operation. Torniamo su Unity. Ok, una volta su Unity andiamo nel nostro nella nostra addizione in basso, facciamo più, gli diamo il canvas total come funzione mat operation. Per il momento gli possiamo tranquillamente dare nessun valore perché non lo stiamo prendendo. Premiamo più, ok, questo si è cancellato, io vado a premere 1 1, più 1 1, quindi ora ho fatto l'addizione. Se ora premo più, non abbiamo ancora l'uguale, deve esserci 22. Se io continuo a premere, ovviamente in memoria, quindi aumenta. Perfetto, questa è la logica di base. E ovviamente però non abbiamo solo l'addizione, abbiamo addizione, moltiplicazione, divisione e sottrazione. Quindi quello che dobbiamo andare a fare non è un metodo per ogni, ma semplicemente richiamiamo solamente un metodo e facciamo un metodo con la switch, dedicato alla switch. Ok, al di fuori di questo metodo stiamo registrando, sì, al di fuori di questo metodo facciamo un metodo che ritorna uno float operation mat, che accetta un parametro string. String go operation. Ok, il parametro string, poi vi dirò che serve. E qui all'interno ci mettiamo la switch. Switch deve andare in go operation, deve accettare il parametro. E cosa deve succedere? Deve succedere che nel caso è un'addizione, case add, allora il numero 1 deve essere uguale al numero 1 più il numero 2. Break finale. Ok, ora facciamo lo stesso
in un case di sottrazione, ok, che ovviamente deve essere però sottrazione meno, in caso di divisione deve essere diviso, e in scusate, e in caso di moltiplicazione, ok, ci dà l'errore perché dobbiamo fare un ritorno, ovviamente il ritorno è return number one. Perfetto. Quando è che dobbiamo chiamare questa operazione? Questa operazione la dobbiamo andare a chiamare al posto di questa addizione, e dobbiamo dare comunque il numero che ci dà ritorno al display text. Quindi, a parte che qui deve essere lettera minuscola, quindi display text deve essere uguale al nostro operation mat, ok, quello che abbiamo appena fatto, passandogli il parametro button operation, e deve essere ovviamente tutto to string, condiviso in stringa. Salviamo e torniamo un attimo su Unity per vedere. Ok, una volta su Unity, l'addizione quindi deve dare l'add, la sottrazione deve dare il sub, e dobbiamo anche cambiargli il metodo. Questo è il mat operation, ok, mat operation add, mat operation sub. Anche questa, la moltiplicazione deve andare nel mat operation e mal. La divisione è lo stesso, mat operation div. Assicuriamoci div, mal, sub e add. Assicuriamoci di avere add, div, sub, add e mal, ok, di averli bene. Quindi la divisione, io vado a prendere il testo e faccio diviso. La moltiplicazione, anche qua prendo il testo e in realtà la moltiplicazione faccio per il testo della sottrazione è meno, e il testo dell'addizione già ce l'abbiamo, perfetto. Premiamo play, facciamo 1 più 1, l'uguale non ancora ce l'abbiamo, quindi ripremo più per vedere, ed è 2, perfetto. Non abbiamo nemmeno il cancio, quindi cancelliamo. Allora, 10 meno 5 uguale 5, meno 0, ok, è 0 meno 0, 0 non andava sotto perché in memoria c'ha l'n1 che poi prende lo spazio. Allora, abbiamo poi il 9 per 9 che dovrebbe fare 18, 9 per 9 scusami un attimo, moltiplicazione non ho cambiato, moltiplicazione è scusate, ok, torniamo qua, vediamo, per questo si fanno i test, 9 per 9 81, perfetto. E vediamo con un 5 diviso 2, 2,5. Perfetto, c'è un piccolo particolare. Se io premo da 0, vado, faccio più, mi dà un errore. Questo errore ora ci va bene. Dice che la stringa non ha un formato corretto, però quando se andiamo a esportare questo errore non ci dovrà essere. Quindi torniamo su Unity, Visual Studio. Cosa succede? Che se all'interno del number one è uguale a 0, allora dobbiamo fare che if displayText.text è uguale
al nulla più totale, allora display text punto text deve essere uguale a 0, deve essere uguale a 0, è sempre una stringa. Salviamo e torniamo su Unity. Vediamo, premiamo play, quindi 0 più, ecco si è messo 0, vedete, 5 più 5, ok, 10, perfetto. Allora abbiamo un piccolo problema. Allora, se noi premiamo play, ok, se noi facciamo, a parte se faccio 0 per 9 mi dà il 9 e non dovrebbe farlo perché sa calcolare 9 per 0 uguale 0. Qual è questo particolare e perché viene questo? Perché non viene il richiamo dell'operazione all'inizio. Se io ad esempio faccio 5 più 5, ok, quindi sta 10, io faccio meno, vedete, mi dà 0 perché mi sta chiamando il primo numero, non ancora l'ha calcolato, 5 più 5 più 5, ora dovrebbe darmi 15, però faccio meno, mi dà il 5, meno 1, difatti mi dà 4. Quindi risolviamo questo particolare problema. Il problema è semplicemente dato dalla memoria dell'operazione, perché la prima volta che noi premiamo math operation, anche se premiamo l'addizione, lui non lo sa, perché l'addizione la prendiamo da qua, quindi dobbiamo prendercela anche da qua. Chiamiamo quindi una variabile di memoria, ok, quindi una string, e la chiamiamo memory math. Ok, scendiamo a math operation e dichiariamo. Memory math è uguale al bat operation. Perfetto, lo salviamo. Quindi la prima volta che quando andiamo a fare il calcolo, non dobbiamo fare il calcolo della seconda volta che premiamo, ma della prima volta. Quindi bat operation non deve essere, operation math non deve prendere dal parametro ma da quello che abbiamo messo in memoria all'inizio. Quindi il nostro memory math. Solo dopo aver inviato questo in memoria andrà a prendere il memory math, si andrà a cambiare con quello attuale chiamato ora. Non so se mi sono spiegato, ora mi spiego meglio. Allora, sto registrando? Sì, sto registrando. Allora, noi premiamo un tasto, non facciamo nessuna addizione, nessuna moltiplicazione, premiamo semplicemente un tasto per l'addizione, ad esempio. Lo teniamo in memoria. Dopo premiamo un tasto della sottrazione, ma non sottraiamo, facciamo l'addizione, perché deve rimanere in memoria. E poi, dopo ancora, arriverà il tasto della sottrazione. Qualcuno potrà dire, questo è un circolo poi infinito? No, perché dobbiamo ancora settare il tasto uguale, dove andrà a fermare tutto. Così facendo, la nostra operation math prende in memoria sempre il bottone dell'operazione matematica schiacciato prima. Andiamo su Unity e vediamo che abbiamo combinato. Allora, se vi dà fastidio facciamo così, premiamo play. Ok, e allora io faccio 0 per 9 più 1 e non mi cangia niente. Fermi un attimo. Ok, il problema è che se il numero è 0 non lo accetta, perché giustamente l'int va... il if number uguale 0 riprenderà sempre questo numero, quindi dobbiamo non mettere number 1 uguale a 0 ma un'altra situazione. Ok, quindi impostiamo una flag, ok, una nuova flag, quindi la chiamiamo take n1, ovvero hai preso la number 1. Deve partire con false perché all'inizio non ce l'abbiamo. Quindi
Number one qua deve cambiare e deve prendere la taken 1 che deve essere uguale a false. Appena la prende, ovviamente questa variabile deve essere taken 1, deve passare a true. Inoltre questa qua ci serve lo stesso per l'uguale. Se non l'andiamo a inserire, ok, operation button, andiamo un attimo a, vi faccio vedere il problema che uscirà con questa se non ce la mettiamo. Comunque intanto vediamo se riusciamo a fare il 9x9, passiamo su Unity e vediamo in play 0x9 uguale 0, ok. Quindi ci siamo riusciti. Ora, cosa, perché abbiamo, ci serve per forza di cose il memory mat? Per questo. Allora, se noi ora facciamo più, allora 5 più 5, ok, ci dà il 10. Io faccio più 5, se io faccio meno 1, uguale 4. Perché? Perché va a riprendere l'ultima variabile, cioè in pratica che cosa succede? Allora, noi stiamo credendo di fare il numero 1, number 1, più number 2 e vogliamo ovviamente un risultato, ok? Ma in realtà no. Perché se questo non lo inseriamo, in realtà noi stiamo semplicemente facendo number 1, number 2 più, oppure meno, dipende dai casi, number 1, nuovo number 1 che sarebbe il number 2. Quindi ci serve questa per andare in memoria, perché questa ci fa prendere il numero 1 e un più, un simbolo matematico. Quindi lo rimettiamo qui, andiamo al go to switch, perfetto. E quindi questo deve prendere il memory mat. Salviamo, andiamo su Unity, annotiamo, facciamo più 5 più 5 più 5 meno 1 uguale 14, vedete? Perfetto. Ora creiamo il tasto cancel. Allora, per il cancel noi facciamo un nuovo metodo, sempre pubblico perché deve essere preso dal bottone, void cancel button. Perfetto. Allora, cosa deve succedere nel cancel button? Allora, il nostro display text si deve resettare tutto, quindi number 1 deve andare a 0, number 2 deve andare a 0. Dobbiamo poter dare la possibilità di riscrivere il number 1, quindi il take 1 deve essere rilasciato, quindi take 1 uguale false, dobbiamo riscriverlo e inoltre anche il memory mat si deve cancellare, memory mat deve essere uguale al nulla più totale. Mettiamo caso che qua esce il nulla, ok, quindi case con il nulla, che cosa facciamo? Perché magari c'è un errore, scriviamo semplicemente display text punto text deve essere uguale a error e poi magari richiamiamo anche il cancel button, perché mi sa che non abbiamo scritto bene.
ok? Non dovrebbe succedere perché appena facciamo un'operazione matematica ci deve essere qualcosa di diverso, però si mette sempre per sicurezza. Facciamo un giro per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa. Sì, abbiamo dimenticato la flag mat. La flag mat deve andare a false, perché giustamente, vabbè che si resetta, però giustamente si deve riprendere il tutto. Quindi flag mat false, deve partire tutto come era dall'inizio. Ok, e vedete, abbiamo dimenticato una cosa, il display text. Display text punto text, ok, cancel button, eccolo qua. Scriviamo, no, in realtà non ci serve niente scrivere perché non vuole niente. Allora, cancel button, eccolo qua, no, non vuole niente, esattamente, dobbiamo scrivere semplicemente qua. Andiamo in play, cancello, 1 più 1 uguale 2, cancello, 9 per 9 uguale 81, ok, non ci resta che fare il tasto uguale. Anche per quanto riguarda il total, noi faremo un nuovo metodo. Il total in pratica deve calcolare tipo un'operazione matematica, però solamente la else. Deve però andare poi a resettare n1 ed n2 e deve reimpostare l'operazione, ovvero il memory mat. Andiamo. Facciamo public void total button, gli facciamo accettare un parametro stringa che andrà per la switch, ok, total. Allora, quindi prendiamo l'n2 che deve essere uguale, praticamente la stessa cosa di questo deve uscire, number 2 è uguale a float.parse del display text.text. Ok, ha preso la n2, quindi la dobbiamo andare a fare l'ultima operazione matematica, quindi prendiamo anche il memory mat e richiamiamo l'operation mat e dobbiamo ovviamente anche stamparla, quindi display text punto text uguale a operation mat con la memory mat, ok, punto to string ovviamente. Dopo che da qui a qui è praticamente uguale alla n2, 1 e 2 sono esattamente identiche, solo che qui va a richiamare il button operation, si rimette il flag, invece qui per il total dobbiamo semplicemente settare che la variabile number 1 è uguale a 0, è uguale a 0, e la variabile number 2 anche questa è uguale a 0. Quindi ora richiamiamo il memory mat che deve essere uguale al nostro total, il flag mat deve essere uguale a true. Se non vi ricordate il flag mat che cos'è, basta cliccare su uno e lo andiamo a vedere. Il flag mat è semplicemente quando sarà uguale al true, il display test dovrà resettarsi appena premiamo su un tasto. Ok, dobbiamo aggiungere la memory mat total.
perché ci fa per l'ultima operazione matematica che era in memoria e poi ci fa l'operazione total. Allora, quindi case total, cos'è uguale? È uguale praticamente al number one che deve prendere il float punto parse del display text punto text break. Passiamo su Unity, prendiamo la variabile total, eccola qua, l'unica che non ancora era stata fatto. Mettiamo un bel uguale. E qui nel calculator ci dobbiamo prendere dove sta total button e la stringa deve essere total. Ok, vediamo un po'. Allora, 1 più 1 uguale 2. Se premo di nuovo uguale, va bene così, rimane a 2. Se io ora faccio 5 più 5 uguale 10. Perfetto. Cancello 9 per 9, 81, ok, 1 più 5 meno 3 è 3. Facciamo un po' le virgole, 11,11 più 11,1122 meno 10 uguale 12, 22, perfetto. 10 fratto 2 uguale 5 e 55 fratto 2 uguale 27,5. Ok, da diviso 2 uguale 25. Signori, la calcolatrice è praticamente pronta. Molto probabilmente forse sarebbe più idoneo collegare questo più a destra. Però vabbè, ve lo lascio fare a voi, l'estetica sarà di vostra competenza, è inutile perdere un video sull'estetica. Però come vedete, noi abbiamo un nuovo display text, un testo diverso, ovvero il display text list. Andiamolo a compilare, allora, questa lista. Ancora in cima facciamo public text, questa volta facciamo display list, facciamo quindi anche una lista di stringhe, list string, ok, e facciamo quindi la chiamiamo list text. La chiamate nel primo maniera che mi veniva in mente. New list string punto e virgola. Ok, perfetto. Allora, signori, cosa dobbiamo fare? Appena noi registriamo un numero, sia il primo che il secondo, o appena premiamo su un pulsante o sull'uguale, questa lista deve essere, cioè si deve inserire il risultato, ogni numero nella lista. Quando premiamo cance si deve cancellare. Andiamo quindi a fare un bel nuovo metodo, anche privato, non ci interessa, void, e scriviamo add list in text. E questa deve prendere due parametri. Allora, perché deve prendere due parametri? Perché noi gli vogliamo far inserire sia il numero che il segno più uguale, meno e diviso. Quindi facciamo string number e string sing segno, sing scritto al contrario.
ecco, e string sync. Ovviamente dobbiamo far scrivere anche questi segni, quindi diamogli uno switch che il nostro segno sign, ok, deve avere dei casi, ok, in case prende add sing deve essere uguale a più punto e virgola break. Copio, incollo e faccio sub sottrazione deve essere uguale a meno. Divisione deve essere uguale al diviso. Moltiplicazione deve essere uguale. Gli possiamo mettere sia l'asterisco che il per. Gli metto l'asterisco. Vabbè. Poi c'è il total. Che deve essere l'uguale. E poi c'è il caso del non. Ma io ce l'ho il non. Quando è che si dà il non? Praticamente quando si va nel cancel button. Scriviamo none. Scriviamo none anziché del nulla più totale. Ok. Perché potrebbe dare dei problemi. Non ne sono sicuro, ma ne potrebbe dare. Comunque scriviamo none e questo non deve esserci praticamente il nulla più totale. Ok, abbiamo finito la switch. Ora dobbiamo inserire questa cosa. Quindi come si chiamava la nostra lista? List text punto add è uguale. Dobbiamo inserire il numero e poi il segno, quindi number più sing punto e virgola. Per farlo uscire come se fosse una lista, dobbiamo creare un nuovo metodo che ci legge l'uscita delle liste. Allora, molto semplice, facciamo un altro metodo vuoto. Questo qua è un metodo che è quasi un diciamo comando show on list text. Questo è qua è uno, un comando quasi d'obbligo. Allora, che si fa? Display list punto text deve essere uguale alla stringa punto join. Join difatti vedete vuole un separatore e un enumeration sulle vuole l'enumeration, però noi ci possiamo mettere anche una lista, quindi join il separatore, volendo potete anche non metterglielo, io voglio fare che si legge su ogni rigo, voi potete anche mettere il nulla più totale, cioè questo list text punto trasformiamola in un array punto e virgola. Ok, non ho richiamato questo metodo, voi nel post nella post produzione ve ne siete accorti. Text ora non ci resta che richiamare questo addListInText.
per aggiungere tutto alla lista. Allora, andiamo al number one, eccoci qua, e facciamo add list in text. Deve essere uguale a number one, che il number one è uguale al display text, quindi scriviamo display text.text, virgola, il nostro memory mat, punto e virgola. Lo stesso deve essere fatto al numero 2, prima dell'operazione. Deve essere fatta al numero 2. E questa volta non dobbiamo passare il memory mat, ma dobbiamo passare il button operation, perché va a finire che prende il diciamo il segno di prima, invece deve prendere il segno nuovo. Il segno di prima l'abbiamo già preso, quindi qui ci mettiamo il button operation perché si deve aggiornare. Perfetto. E ora dobbiamo metterlo anche nel total. Allora, nel total dobbiamo praticamente inserirlo appena si fa il numero 2. Dopo il numero 2, però poi c'è un piccolo problema, dobbiamo anche dare il total, quindi la dobbiamo inserire anche dopo. E in questo dopo, a parte che qua deve essere uguale a total, add list in text, e qui invece deve essere uguale a none. Così non riprende l'uguale perché noi stampiamo l'ultimo numero preso, la float number 2, ok, l'ultima volta che prendiamo questo numero, lo stampiamo e poi mettiamo il segno dell'uguale. Poi stampiamo ovviamente anche il risultato, ok, e non dobbiamo rimettere uguale, quindi scriviamo non. Qui c'è un problema però. Perché se premiamo più volte uguale, questi vanno sempre a premere, cioè dà sempre il risultato, il risultato, il risultato. Quindi facciamo una variabile. Allora, facciamo una nuova bool. Come ci piacciono le bool? Bool switch total. Ok, e dichiariamola come true. Inizia come vera. Stavamo a total. Eccoci qua, e quello che dobbiamo fare è if switch total, quindi se switch total è accesa, allora questa ci deve essere sempre, sia se c'è o non c'è. Queste tre devono essere fatte solamente una volta. Così facendo, premendo uguale, il display text non solo salviamo la list in text, ma salviamo anche il continuare a premere uguale e continuare a far andare le operazioni avanti all'infinito. Questa è una cosa molto buona. Qui ovviamente lo switch total deve essere uguale a false. Quando è che questo switch total deve tornare a false? Allora, noi facciamo con il button uguale, poi magari scriviamo numeri e richiamiamo di nuovo le operazioni matematiche, quindi se sia se n1 o n2 non ci interessa, switch total deve essere uguale a true, si deve riaccendere. Ok, e anche nel cancel button, il cancel button switch total deve essere uguale a true, e inoltre se facciamo cancella, voglio che si cancella tutta la mia lista, quindi list text.clear. Poi a seconda se vogliamo cancellare tutto oppure no, qua facciamo un display list.text uguale punto e virgola, però vi voglio far vedere la differenza.
Ok, salviamo e torniamo su Unity. Andiamo nel nostro Canvas Total Display List. Mettiamogli il nostro Display List. Premiamo Play. Ok, ok, ci siamo dimenticati di far azzerare questo, però vabbè. 5 più, perfetto, 5 meno 1 uguale 9. Ora io premo Canci. Non si cancella. 1 più, vedete, si cancella ora. Perché? Perché questa è la differenza che vi volevo far vedere qua. Non solo, questo richiamo deve essere inserito anche nella wake. I due display text e display list si devono riavviare. Perfetto. Premo play, new text vanno via. 5 più 5 uguale 10. Faccio cancio, questa volta si cancellano entrambi. Sinceramente a me così non tanto piace, piace che rimane un po' questione di gusti, fate come volete, quindi io questa qua la commento. Ci abbiamo solo un piccolo particolare. Qual è questo piccolo particolare? Molto semplice. Allora, se noi andiamo a premere play, in questo momento facciamo 9 più 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 9. Ok, non sta più registrando niente, vedete? 5 2 non sta registrando niente. Come mai questa cosa? Semplice, sono finite le righe, quindi dobbiamo fare in modo che dobbiamo eliminare l'ultima riga ogni volta. Allora cancelliamo tutto, vediamo quante righe sono. 1 2 3 4 5 6 ok, arrivata a 9. Andiamo col 10, 11, mi sa che finisce a 11, ok, è finita a 11, quindi a video c'ho 11 righe. Allora, tornando su Unity, dobbiamo semplicemente cancellare alcune cose, quindi facciamo if listText.count, quindi dov'è count, eccolo qua. Quindi il massimo, se è maggiore o uguale a 10, perché parte da 0, ricordo. Ok, se è maggiore o uguale a 10, allora cosa devi fare? Devi fare list text.remove 0. Rimuovi la 0, che sarebbe la prima. Perché ecco, remove at, scusate, ecco qua, remove at 0, che sarebbe la prima. Vediamo se funziona, andiamo su Unity. Eccoci qua su Unity, premiamo play. Ok, 5 più 6 più una cosa veloce, sì, guardate come continua ad andare e si cancellano. Perfetto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E in realtà posso aumentare di 1. Andiamo un po'. Ma sì, ok, perfetto. Quello che dobbiamo fare ora è semplicemente fare uno scale con lo width screen size. Perfetto, così ce l'abbiamo. Lo ripeto, se volete aggiustate un po', questo ci serve perché magari ci abbiamo con diversi cellulari, diverse cose, uno cerca sempre di metterlo bene. Allora, questi due sono allineati, questo no, la grafica pensateci a voi, non è che... vabbè, questa la metto in mezzo alle altre due. Ora facciamo un nuovo C-Sharp script,
E facciamo set ned. Ok, lo apriamo e cosa facciamo? Semplice, allora nella awake facciamo un bel public void awake. Dobbiamo dare una risoluzione just for PC. Allora facciamo quindi screen.set resolution. Allora abbiamo fatto 600,1250. Poi full screen? No, false. Questo è questo vi serve solo se fate per il computer, non volete esportare su Android. Poi su Android dovete fare la o iOS dovete fare le soluzioni 16 noni, se non sbaglio, non mi ricordo quale, o 4 terzi, una delle due. E sempre se siete state facendo delle prove solo da PC, fate anche un void update in caso non si riesca a chiudere, if input.getKeyDown escape. Facciamo un attimo un debug log per vedere se l'ho presa bene questa cosa. Debug log exit. Fammi un po' vedere. Allora, set window pure la diamo al canvas total. Premo play exit. Ok, ho preso bene il comando, quindi torno su debug log, lo levo e faccio application punto quit. Ok, salvato tutto, salviamo tutto, facciamo build setting, scegliete per cosa lo volete fare, Windows, ok, fai tutta la scena main, default, build, ok, facciamo la build in una nuova cartella, sempre solo una nuova cartella, calcolatrice YouTube, ok, calcolatrice YouTube, selezioniamo questa cartella, file building, speriamo che non succeda niente. Building effettuato con successo, mi sembra perfetto, eccolo qua, sto registrando, sì, eccola qua, eccola qua, 9 per 9 uguale 81, cancelliamo, 11,11 più 20 uguale 31 meno 0,45 uguale 30,60, cancello, faccio 1 più 1 uguale 2, vediamo un po' se continua a scrivere anche quando arriviamo alla fine. Sì, sta cancellando e tutto a posto, perfetto. I codici sorgenti di questa lezione sono disponibili sul mio TP dal livello 1 in poi, link in descrizione. Grazie per aver guardato il video, lasciate un like se la lezione vi è piaciuta ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina, così da non perdere nessuna lezione.